Ma va tanto, non mi ricordo. Come in un noto film con Dustin Hoffman, per qualche ora è passato per l'eroe senza paura, che grazie al suo coraggioso intervento era riuscito ad evitare lo stupro della cognata. Ed invece l'aggressore era proprio lui, lucido nell'organizzare la tentata violenza, ma non abbastanza per reggere alle indagini dei carabinieri. Ha confessato il panettiere fermato in serata, è stato proprio lui ieri mattina intorno alle 8 a tentare di abusare della cognata quindicenne, sorella della moglie ed ex fidanzata del fratello. Ha atteso che i genitori di lei andassero a lavorare e che la ragazza si accingesse a varcare l'uscio di casa per andare a scuola, quando, con il volto coperto da un passamontagna, munito di guanti e di un sacco di plastica nero con il quale incappucciare la sua vittima, ha tentato di bloccare alle spalle la giovane, la quale d'istinto lo ha colpito con un grosso lucchetto con cui avrebbe dovuto serrare il portone. L'aggressore è scappato via. Pochi minuti dopo, sul posto, quando erano già stati allertati i vicini dalle urla della giovane, è arrivato anche lui, il cognato, che ha raccontato di aver messo in fuga l'aggressore incappucciato e di essere stato ferito da lui, giustificando così un grosso ematoma alla tempia. Una storia che aveva convinto i suoceri che l'hanno accompagnato in ospedale, grati per il suo atto di coraggio, ma non i carabinieri. È bastato poco agli investigatori per sbugiardarlo. Nel corso degli interrogatori, il ragazzo ha confessato, prima giustificandosi con una storia assurda: avrebbe tentato lo stupro della cognata per evitare l'omicidio della moglie, così come una voce anonima gli avrebbe suggerito al telefono qualche giorno prima. La verifica dei tabulati telefonici effettuata dai carabinieri ha smentito però questa sua versione, e allora il panettiere ha cambiato storia, raccontando che aveva deciso di punire la cognata per un molto presunto atteggiamento civettuolo nei suoi confronti. Arrestato dai carabinieri, il 23enne dovrà rispondere di tentato stupro aggravato dalla minore età della vittima. E il pensiero di tutti va alla giovane moglie di lui: da qualunque parte si schiererà, la sua famiglia è distrutta. Amici che si trasformano in violenti assassini, familiari che firmano delitti orribili, ex amanti che diventano molestatori insopportabili. Il noto oggi fa più paura dell'ignoto. Attenzione dunque ai rapporti che si costruiscono nella propria vita e soprattutto per i minorenni. Attenzione ai social network, a quello che si racconta di sé, alle fotografie che si pubblicano e agli appuntamenti che da Facebook, per esempio, possono determinarsi. Nell'ultimo periodo, soprattutto anche a livello nazionale, c'è stata una recrudescenza di questa tipologia di fenomeni che maturano in contesti nei quali appunto vittime e carnefici si conoscono sempre in maniera più approfondita. Sicuramente nel caso di ragazzine, come in questo caso infra sedicenni, è sempre importante la vigilanza da parte dei genitori e soprattutto il colloquio con i figli, anche perché molto spesso i ragazzi sono già a conoscenza di possibili e potenziali pericoli, però non danno il giusto peso oppure non si confidano con i genitori e quindi automaticamente hanno una tutela minore nei confronti poi di aggressioni di questo tipo, come quelle appunto che, per le quali siamo qui oggi. Ovviamente Facebook è un social network che deve essere per sempre e costantemente, pur nella sua complessiva positività, vigilato da parte degli adulti, soprattutto quando si tratta di ragazzi molto giovani che non possono e non devono essere lasciati per ore davanti ai computer, appunto, perché poi ovviamente diventano poi preda di potenziali prede di persone sicuramente poco raccomandabili.